guardate cosa ho tra le mani, una nuovissima bolle delle LOL Surprise Color Change Surprise. Sono molto 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 emozionata di scoprire queste nuovissime LOL, anche se a quanto ho capito è tipo un mashup di varie LOL Color Change, quindi che già cambiavano colore, messo all'interno di queste nuove bolle, che sto notando forse hanno anche pochi strati, ma adesso lo scopriremo insieme. Mi raccomando, se ancora non fate parte del team Dolci Unicorni, iscrivetevi subito al canale, attivate la campanellina, seguitemi su tutti i miei social e soprattutto fatemi sapere giù nei commenti se volete altri video dedicati al mondo delle LOL Surprise. Allora, prima di iniziare a spacchettare, vi volevo ricordare che su Amazon e in tutte le librerie d'Italia trovate il mio nuovissimo romanzo, ovvero La vita segreta di un unicorno, L'incanto del girasole. Lo trovate in tutte le librerie su Amazon e vi aspetta la nostra piccolissima Alice per affrontare una nuovissima avventura a Dreamland, e quindi vi aspetto, e vi aspetto io soprattutto, aspetto tutte le vostre foto su Instagram così da poterle ricondividere. Detto questo, iniziamo subito perché sono curiosa. Allora, queste Color Change Surprise cambiano colore, ogni cosa dovrebbe cambiare colore, e qui c'è scritto 7 sorprese, la prima è l'indizio, la seconda devo ancora capire che cosa sia, forse una foto? Non si capisce. Poi il biberon, l'accessorio, il vestitino, le scarpine e la nostra color change. Quindi iniziamo subito a spacchettare. Dobbiamo cipollare, hashtag cipollare. Chi mi segue dalle LOL Surprise sa. Ora sbaglierò, vediamo. Mamma mia, che emozione. Ah, è durissimo. Perché non è una plastica leggera, è rigidona. Comunque la devo aprire al contrario, mi spiace. Ok, però almeno è venuta pulita pulita. No, stavo scherzando. Cioè, ma che è sta cosa? Vabbè, ok. Proviamo a rompere. Ok, ok, ok. Leviamo. Olè! Allora, sto notando che già la carta non dice nulla. Cioè, nell'indizio non c'è scritto niente, guardate. Quindi io cosa faccio? Io già avevo qui la mia bellissima boccettona con l'acqua, dato che sono color change. Si intravede già qualcosa, ma l'andiamo a versare in acqua. Quindi attenzione, mamma mia, ma cambierà. Ok, ok, ha cambiato colore. E praticamente già è uscito l'indizio. C'è una sfera di cristallo con la stella e c'è scritto Future Star, quindi abbiamo qui una futura star. Chi sarà mai? Non lo so, perché non mi ricordo nada di nada delle LOL Surprise, cioè non mi ricordo quasi nulla, non so per quale motivo. Questo lo spostiamo, magari questi indizi sono fatti proprio apposta per queste, quindi non so. Apriamo l'altro strato, c'è qualche no, ci sono tanti cuoricini tipo con fatti con delle bolle d'acqua. Ok, provo ad aprirla pulita. Oh, no, vabbè, non ci credo. Segnatelo sul calendario. Apro. Ok. C'è qua. Uoi. Olè, olè, olè. Ma stavo notando che il secondo, cioè la seconda cosa, cos'era? Cosa doveva essere? La foto, cioè questa cosa qui, ma non l'ho ancora trovata. Vabbè, dettagli, sarà da qualche parte. Non penso che devo mettere questo in acqua. Boh, comunque, vedremo, vedremo. Allora, stavo notando che già qualcosa qui sbuca, quindi prendo questa. Olè, ok, il biberon. E quindi quella cosa dov'era? Cioè, mo sono curiosa. Comunque, questa cosa è diventato mollo. Cioè, è tipo carta consumata, vabbè. Apriamo il biberon. Oh, quanto mi mancava vedere il biberon nero, bianco e dorato. Ora, non so se questo cambierà anche colore. Boh, io provo ad immergerlo, ma non lo so. Penso proprio di no. No, ok. Quindi abbiamo fatto la prova del 9, il biberon non cambia colore, lo poso qui. E altro al momento qui non c'è. Quindi vado ad aprire l'altro strato. E stavolta l'ho aperto malissimo, ma troppo male. Ok. E leviamo la plastica, che poi ripeto, è tipo una plastica strana, tipo, boh, non lo so, è strana al tatto. Ok, non c'è nulla, lo possiamo anche togliere. Questo è il buco dove c'era il biberon, quindi andiamo avanti. Apriamo questo, leviamo questo, apriamo anche questo qui e tiriamo fuori questo coso qui. Ok, vediamo già di aprire intanto queste bustine e vediamo. Il vestito, ho capito chi è, ho capito chi è, ho capito chi è.
No, vabbè, non mi ricordo neanche se io avessi già questa LOL della serie forse 1 o 2, non me lo ricordo. Questo qui non cambierà colore, ci riprovo, ma non penso, anche se in teoria se erano color change avrei preferito che cambiasse tutto colore, però no. Nada de nada, nada de nada. Andiamo avanti, apriamo questa bustina. Le bustine sono molto carine, devo dire, mi piace che siano tipo rigidone. Ok, mi auguro anche che siano biodegradabili a questo punto. Qui ci sono gli stivaloni, e sì, è proprio lei, è proprio lei. Quindi li posiamo qui. A questo punto non li immergo neanche perché tanto non cambiano colore. E poi iniziamo a spacchettare questa ball. Ma la ball cambierà colore, vedremo. Allora, intanto buttiamo tutto, mamma mia di cose. Ok, una vita che non ho una ball. Ma io proverei anche di immergere la ball così come se non ci fosse un domani. No, galleggia ma non cambia colore. No, vabbè, raga, non cambia colore. Pensavo di sì e speravo di sì. Forse magari un ultra raro o quelle rare cambieranno. Non lo so, mi informerò meglio, ma boh, non lo so. Ah, allora, qui ci sono... Perché ci sono due checklist? Che... Perché sono due? Se la... Ma è una? Sì, è una. E perché sono due? Boh, comunque, che cos'è questa cosa qui? Colo... Mamma mia, è vuota? Ah no, ok, c'è una busta così grande sprecata per un coso così piccolo, una collanina impercettibile, qualcosa proprio di microscopico. Ok, ah ok, eccola qui, già ci spoilera chi abbiamo trovato, ma già l'avevo capito, è una foto sua e quindi era all'interno, ok. E a questo punto io direi che possiamo anche, ma perché sono due? Apriamole in contemporanea, che vi devo dire, uno penso che sia... Ui, che carine! No, vabbè, aspettate, vediamo se è uguale, ma penso proprio di sì. Hanno sbagliato e me ne hanno messe due, perché giustamente una cosa normale io non la potevo avere. Questa qui è tutta la nuovissima checklist. Attenzione, adesso ve la mostro, però prima apriamo DJ. Sì, perché abbiamo trovato DJ, in poche parole. 3, 2, 1, eccola! Mamma mia, DJ, una vita che non ti è... Perché la testa montata nel sederino al contrario? Oddio, ok, ok, ora ci siamo. Ciao DJ, saluta a tutti. Ciao DJ, che carina, cara DJ, un amore, un amore. Vediamo se ce la faccio già cambiare colore. Quindi la vado ad immergere in acqua. Ed è strana che non cambi colore, ma perché non mi cambia colore? Forse ci vorrà l'acqua fredda a questo punto? Boh, proviamo. Ed eccoci qui, ho messo la mia DJ insieme alla sua bolla all'interno del freezer proprio per velocizzare il tutto. La bolla ha cambiato colore, è diventata verde menta e prima era così, infatti ho lasciato alcune parti così da metterli a confronto. E poi la nostra DJ, praticamente i capelli sono diventati con delle mesh fucsia molto molto carine, pensavo cambiasse proprio tutto il suo corpo, e sul viso è spuntata una piccola stella nell'occhio molto molto leggera. Leggera. E non cambiava colore né il vestito né il nostro biberon, però diciamo che è un cambiamento di colore un po' lieve secondo me per la LOL e tanto per la bolle che sta diventando adesso con le mie mani calde multicolor, devo dire molto molto carina come idea. La checklist è questa qui e devo dire che ci sono le più carine, mamma mia, c'è Foxy, c'è Go Go Girl e poi c'è anche la serie dei Pets e la serie delle Lil. Mi raccomando, giù nei commenti fatemi sapere se volete altri unboxing dedicati a queste LOL Surprise Color Change, anche perché vi devo dire che il prezzo secondo me è competitivo, perché io l'ho pagato una bolle 16 euro e le bolle precedenti ormai erano anche arrivate a costare 25 euro, ma stiamo scherzando? Queste secondo me sono veramente un'alternativa molto molto carina. Vestiamo subito DJ. Ed eccola qui, la nostra DJ pronta per andare a una festa, molto molto cool, troppo carina e già con le mie mani calde calde, perché qui a Siracusa abbiamo tipo 37 gradi, già il color change se n'è andato, però va bene, molto molto carina e molto pucciosa la nostra DJ. Io vi mando un grandissimo bacio, super mega iper puccioso, muah, vi voglio bene e noi ci vediamo al prossimo video, ciao dolci unicorni, ciao ciao anche dalla nostra DJ, ciao!